In un video amatoriale l'aggressione a Benedetto XVI durante la processione prima della messa di Natale. Nelle immagini girate con un telefonino si vede una donna, felpa rossa indosso, che improvvisamente scavalca le transenne e si lancia verso il pontefice. Un uomo della sicurezza interviene, ma la donna riesce comunque a strattonare il Papa. Benedetto XVI perde l'equilibrio e cade a terra intorno a un gran trambusto tra le urla e lo stupore dei fedeli. Nel frattempo, sulle televisioni di tutto il mondo che seguono l'evento in diretta, si vedono le immagini degli uomini della sicurezza che corrono in mezzo alla Basilica di San Pietro, precipitandosi verso il luogo dell'aggressione. Benedetto XVI, subito soccorso dai cerimonieri, si è rialzato dopo pochi secondi. La caduta non ha avuto conseguenze e il pontefice, anche se un po' scosso, ha potuto continuare la processione per raggiungere l'altare e celebrare regolarmente la messa. Coinvolto nell'aggressione anche il cardinale francese Cegarray, 87 anni, che si è accasciato a terra ed è stato portato al pronto soccorso e poi trasferito al Policlinico Gemelli. L'autrice del gesto invece è stata fermata e apparsa confusa e agitata. A quanto pare voleva avvicinare il Papa e abbracciarlo senza cattive intenzioni. La donna soffrirebbe di disturbi psichici.